Giorni di traffico intenso in città e difficoltà nella gestione dei flussi anche confermata dall'amministrazione comunale, incidenti ma anche lavori in corso necessari per completare interventi fondamentali per la città, ha dichiarato l'assessore alla mobilità Rocco Galdi. Nonostante questo però le ripercussioni sono per quanti percorrono le strade cittadine, alcune in particolare. I problemi principali si sono verificati sul viadotto Gatto, anche la Filt CGL ha sollevato la questione in relazione ai ritardi nel completamento di Porta Ovest che dovrebbe garantire una risoluzione almeno parziale del problema, opera che sarà consegnata nel secondo semestre del 2025. Un altro problema è quello poi legato alla carenza di agenti di polizia municipale. Ancora non è stato bandito infatti il concorso per l'assunzione di 45 nuove unità, bando atteso già nei mesi scorsi. Evidente che abbiamo avuto delle difficoltà perché ci sono stati per ben due volte dei blocchi sull'autostrada e anche sulla tangenziale con incidenti, e chiaramente nel momento in cui va in blocco in saturazione l'autostrada di fatto si blocca la città di Salerno. È difficile anche ipotizzare piani alternativi perché Salerno, per come è conformata, di fatto ha delle difficoltà perché abbiamo poche arterie principali. Probabilmente bisognerà aumentare il livello di interazioni tra i comuni, nel senso tra il comune di Salerno e il comune di Vietri, in maniera tale che le informazioni circolano in maniera corretta, veicolata e rapida. All'interno della città di Salerno noi stiamo ipotizzando di mettere addirittura dei display che di volta in volta potranno dare anche delle informazioni di carattere in merito al traffico, ai flussi che ci sono in città. Noi riteniamo che l'infrastruttura Porta Ovest sia la soluzione per decongestionare l'area del porto di Salerno, vale a dire quindi il viadotto. È evidente che a fianco a quell'infrastruttura dovremmo realizzarne anche un'altra per gestire i flussi di traffico, fermo restando che ci sono stati anche dei piccoli problemi che hanno ritardato un po' il completamento dell'opera. Mancano ancora dei tratti importanti per quanto riguarda uno dei due tunnel, l'altro siamo a buon punto, potrebbe essere consegnato nel giro di un periodo diciamo abbastanza contenuto, fermo restando che contiamo di realizzare l'opera e consegnarla alla città entro il 2025. In merito alla municipale voglio dire una cosa, che è luogo comune sistematicamente attaccare il comando dei vigili urbani e gli agenti che stanno su strada, ci sono grandi critiche, però io quello che posso dire è che il lavoro fatto da parte della municipale è incredibile, anzi li devo soltanto ringraziare perché sono sempre presenti sul territorio. È evidente che c'è una carenza di organico, contiamo nel più breve tempo possibile, ovviamente ci sono anche degli aspetti burocratici, di bandire il concorso e assumere al più presto questi nuovi agenti. Tra i cantieri aperti a Salerno intanto sarà rimosso nei prossimi giorni quello nel quartiere Carmine. Qui abbiamo fatto un intervento sempre attraverso il REACT, quindi i sistemi di adduzione acqua, tubatore importante all'interno delle nostre abitazioni, quindi l'infrastruttura realizzata. Questo ovviamente ha portato poi la realizzazione anche dell'arredo urbano, in quanto dei tratti già venivano completamente distrutti, pertanto era opportuno ripristinare l'arredo.